Poi ragazzi, contro i morti bisogna essere anche in grado di vincere, perché dopo che abbiamo vinto contro la Dinamo Zagabria tutti dicevano avete vinto contro i morti. Io ho detto che abbiamo vinto contro una squadra di merda, va bene, l'ho detto, però da qua a dire che poi, ripeto, anche per il discorso del Napoli, io non ho detto che il Benfica è una squadra di merda, ok? Il Napoli, se volete, vi faccio i complimenti, ok? Per il girone in generale, siete là meritatamente e siete tra le quattro squadre che sono lì a punteggio pieno, 6 punti. Dopo tanto tempo, oltre la Juventus, ok, la Juventus che era alla fine da questi ultimi anni l'unica che poteva giocarsela anche nei gironi, insomma, arrivare prima o seconda nel girone. Il Napoli finalmente, dopo la Juventus, è anche lei una squadra che non si sottovaluta un cazzo neanche nei gironi e quindi va in Europa. Gioca, vince e questa è la cosa più importante perché, ripeto, io ho fatto una critica nel momento, il momento del Napoli che secondo me ha qualche lacuna. Come ce l'ha la Juventus? La Juventus ha la lacuna offensiva, il Napoli secondo me ha una lacuna difensiva che col tempo potranno migliorare sia una sia l'altra squadra. Tanto ci vuole capire questa cosa che ho detto, no? Perché toccare il Napoli, ovviamente, come ho detto nel video di stamattina, è come toccare la Madonna. Comunque, ripeto, chi vuole capire capisca, chi non vuole capire non capisce. Ieri, secondo me, il Napoli poteva gestire tranquillamente in maniera molto più diversa e molto migliore la partita anche dopo essere andati sul 4-0, perché le grandi squadre non crollano, tra virgolette, non prendono due gol neanche sul 4-0. Chiusa parentesi Napoli. Gli interisti, ovviamente non mi riferisco a tutti, però quegli interisti che oltre a fare video hanno sfottuto, tra virgolette, perché abbiamo vinto 4-0, non so cosa c'è da sfottere, però che hanno detto, hanno sminuito la nostra vittoria, che abbiamo vinto contro i morti, io vi aspettavo al varco perché sapevo che oggi voi non avreste vinto. Anzi, io a Sequoia, ad esempio, mi aveva chiesto un pronostico, no, gli ho scritto in pagina sua, avevo detto 1-1, ero stato generoso. Avete perso 3-1 contro una squadra che con questa squadra qui contro la Dinamo Zagabria ne prende 3. Ok, sto Sparta Praga qua. Adesso mi direte, ma 3, avevamo solo 3 titolari. Primo, non è colpa mia. Ok, perché se voi andate a giocare in Europa League, andate a giocare in Europa League. Non che adesso, siccome vedete che la Roma sta faticando in campionato, cercate di approfittare per arrivare terzi. Che poi arriva febbraio, vi mangiate le dita se la Roma magari riesce a uscire da questo momento un po' delicato e riesce a incanellare vittorie, voi vi mangiate le dita perché magari la Roma è terza a più non so quanto da voi e voi siete anche fuori dall'Europa League, che l'Europa League in questo momento vincendola arrivi in Champions League. Quindi io non so quanto convenga snobbarla così tanto, però questo è un video proprio in risposta a questi qui, a questi interisti, ripeto, non tutti. Quelli che mi seguono probabilmente non sono così, però la maggior parte purtroppo hanno snobbato la nostra vittoria a Zagabria, che io ho detto abbiamo vinto contro una squadra di merda, ma comunque contro delle squadre di merda in campo europeo comunque non è nulla scontato. Perché io ho fatto sto paragone, allora, la Juventus ha sbloccato e il risultato contro la Dinamo Zagabria su una cagata difensiva del difensore della Dinamo Zagabria. Il Napoli ha sbloccato la partita ieri sera su un errore, per me, chi ha giocato a calcio, che ha calcato un gambo in calcio lo sa, per un errore collettivo della difesa, perché Hamsik, che se guardate il movimento, si smarca dal suo marcatore ed è stato bravissimo lì a praticamente passare in mezzo a 2-3 e andare a anticipare il difensore sul primo palo. Lì, se guardate i difensori del Benfica, tutti statici, Julio Cesar che non può prendere gol sul primo palo e lì è stato un errore difensivo. Come, ripeto, perché poi dite, vabbè, ma tu sei Juventino. Come la Juventus ha sbloccato il risultato su una cagata difensiva della Dinamo Zagabria. Perché lì, ovviamente, se trovi una difesa un po' più solida, un po' più forte, quella cagata lì non te la fanno. Poi non si sa come vanno a finire le partite sia a Zagabria sia del Napoli contro Benfica. Però, in questo momento che si cerca di, diciamo, limare gli errori e cercare di arrivare non alla perfezione, perché ripeto, non si può arrivare alla perfezione, però cercare di diminuirli. L'importante è portare a casa le vittorie, sia per la Juventus che per il Napoli. Se non capite questo discorso che ho fatto, proprio papale, papale, si capisce, forse stasera un po' meglio, però.
Anche ieri non lo capiva che era in malafede, a mio avviso. Comunque, l'importante adesso, sia il Napoli sia Juventus, secondo me, hanno dei difetti da limare, ok? E in questo momento che hanno questi difetti da limare, l'importante è portare a casa le vittorie, punto. Detto questo, agli interisti che mi rompevano il cazzo appunto con la Dinamo Zagabria, come vedete in Europa non è nulla facile, e ripeto, il fatto che non è una giustificazione che mandate solo i tre titolari in campo. La Juventus primavera batteva lo Sparta Praga, ragazzi. Dai, non scherziamo. Avete perso in casa contro le birre israeliane, non so neanche che cazzo sono. Avete perso oggi contro lo Sparta Praga, che è una squadra che anche lei non ha fatto un cazzo in Europa, ha fatto sempre la comparsa. Solo perché ha un campionato di merda, quindi in Champions, in Europa League, bene o male ci arriva. Prima di sminuire le nostre vittorie, che dite che noi vinciamo con i morti, contro i morti. Beh, almeno noi vinciamo contro i morti, non perdiamo, ok? Ultima cosa, ragazzi, all'Inter, a queste squadre qui, che magari giustamente, ma se punti allo scudetto è un conto che snobbi l'Europa League, ma se punti e non sei sicuro di arrivare terzo, se dovete snobbare l'Europa League. Ma allora a quel punto davvero, anche se siete milanesi o se siete la Juventus, state vivendo anni di merda. Ma lasciate andare le squadre inferiori, perché magari sono inferiori a voi, però ci mettono le palle, ci mettono la voglia almeno di onorare la coppa. Tutto qui, che tra l'altro l'organizzazione l'abbia sbagliata l'UEFA da quando ha levato il giorno e l'ha spostato a giovedì invece che il mercoledì come la Champions League, è un altro conto. Però se dovete snobbarla, lasciate andare le squadre magari inferiori, ma che ci mettono più palle, magari due sconfitte contro due squadre di merda di fila non le avrebbero fatte. Un saluto a tutti e forza Juve!